Buongiorno a tutti, in questa video lezione ci occuperemo di realizzare un'applicazione in Visual Basic che ci permetterà di esaudire a delle richieste interrogando un database access. Nello specifico, le interrogazioni riguarderanno i risultati singoli, come possono essere la media dei valori di un determinato campo, oppure ricavare il massimo e il minimo. Utilizzeremo lo stesso database impiegato nelle video lezioni precedenti, chiamato Scuola. Per prima cosa apriamo un nuovo progetto in Microsoft Visual Basic. Aggiungiamo due elementi, ovvero un modulo nel quale dichiareremo le variabili necessarie a stabilire un'interazione tra l'applicazione che andremo a creare e il database, e un form nel quale eseguiremo quattro operazioni. Non mi dilungherò sulla descrizione del modulo in quanto già ampiamente trattata nei video precedenti. Nel form disponiamo quattro pulsanti con le relative caselle di testo per stampare i risultati. Procediamo a descrivere il pulsante conteggio, il quale ci permetterà di contare le righe di una determinata tabella del database. In ogni form vanno riportate le istruzioni che permettono l'aggiunta delle classi, ovvero le diciture import system, import system.data e import system.data.oletdb. Procediamo con la creazione di una variabile di comando che ci permette di eseguire qualsiasi tipo di istruzione, ovvero una variabile denominata dbcom. Dichiariamo dim dbcom as oledb command uguale dbcom.createComand. In questo caso, poiché il risultato della nostra query sarà un solo risultato, ci servirà una variabile che acquisirà il risultato, in questo caso del conteggio. Metteremo dim risultato as integer, poiché il risultato è numerico. Procediamo come al solito alla definizione del tipo di comando. Nel nostro caso un comando di testo con la seguente scrittura: dbcom.commandType uguale commandType.text. Procediamo con la scrittura della query: dbcom.commandText che sarà uguale al risultato della nostra query. Per fare un conteggio si utilizza la funzione count e tra parentesi si indica il campo sul quale eseguire il conteggio, ovvero select count, aperta parentesi, il campo, in questo caso metteremo tutto perché non ci interessa un campo specifico, from la tabella allievi. Apriamo la connessione eseguiamo la query importandola nella nostra variabile, ovvero risultato uguale dbcom.execute scalar. Chiudiamo la connessione e stampiamo il risultato nella text box. Textbox1.text uguale risultato. Execute scalar è il comando che permette l'esecuzione della richiesta immessa nella variabile di comando dbcom ed è utilizzata per le query che ottengono un solo risultato. Procediamo ora alla creazione del bottone della media. Il procedimento è il medesimo. Ci servono comunque le due variabili. Quello che cambia è l'istruzione SQL.
Per attuare una media su un campo scelto si utilizza la funzione AVG, seguita dal nome del campo al quale applicarla. Nel nostro caso, applichiamo una media sul campo voto maturità. Quindi scriveremo select AVG, tra parentesi, voto maturità. From allievi. Come nel caso del conteggio, apriamo la connessione, eseguiamo il comando e lo immagazziniamo nella variabile risultato con la seguente scrittura: risultato uguale a dbcom. Punto execute scalar, chiudiamo la connessione e stampiamo il risultato nella text box, in questo caso la text box 2. Passiamo ora alla creazione del bottone del massimo. Stesso procedimento per la dichiarazione delle variabili. Ma per ricavare il massimo, dovremo attuare la funzione max seguita dal nome del campo al quale applicarla. Anche in questo caso la applicheremo al campo voto maturità. Scriveremo select max voto maturità. From allievi. Stessa procedura, apriamo la connessione, eseguiamo il comando e lo iscriviamo nella variabile risultato. Chiudiamo la connessione e stampiamo. Text box è la numero 3. Procediamo ora con la creazione del bottone del minimo. Il procedimento è il medesimo di quella del massimo. Quello che cambia è il linguaggio SQL, ovvero la funzione. Al posto di essere max, sarà min. Riportiamo le stesse diciture cambiando il max in min. Ovviamente modificando anche la text box, che sarà la numero 4. Passiamo ora alla verifica dei risultati. Conteggio. Sono 5 alunni presenti nel database. La loro media della maturità, il voto massimo ottenuto, 70, 93, e il minimo, 60. Andiamo a verificare che i risultati siano corretti. Apriamo Access, apriamo la tabella allievi, vediamo che gli alunni sono 5. Il voto massimo è 93 e il minimo 60, dato dall'allievo Brown. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo video.